Capitano Iane, scialuppa alla deriva! Ecco, è una barca! Sì, quella barca laggiù! Sandokan! Che ne dici? Sembrano naufraghi. È strano. Il mare è in bonaccia da più di un mese. Ma quello è un ufficiale della guardia di Sarawak. Pirangu! Virundo! Portateli a bordo, svelti! Avanti, presto! È stato peggio di un incubo. Sono sbarcati di notte. Massacrata la guarnigione del porto. Si sono gettati contro il palazzo del Rajà. Quanti erano? Un centinaio. Tutti inglesi. Abbiamo resistito fino al limite dell'impossibile. Ma avevano armi moderne. Una mitraglia che ci falciava come fossimo fili d'erba. E poi? Dov'è il Rajà Assim? Nelle loro mani. E gli altri? E sua moglie. E sua figlia Ada. Il corpo della Marani è stato ritrovato. Ma la principessa? Uccisa anche lei, credo. Quella notte il palazzo era un inferno di fuoco e di terrore. Ascoltami, Sandokan. Il capo di quegli avventurieri si chiama James Brooke. Verrai a ricacciarlo in mare. La gente di Sarawak ti aspetta. Ha fiducia in te. Aiutaci. Come ha detto che si chiama? Brooke. Penso che presto questo Brooke maledirà il giorno in cui è sbarcato a Sarawak. Invertite la rotta! Andiamo a Sarawak! Via, via, occupatevi dell'attentatore piuttosto. Lo prenderemo. Non bastano le parole. Quel Sandokan sta stringendo il cerchio, se non lo spezziamo subito. Raddoppieremo le sentinelle. Già, e poi ci vorranno altre sentinelle per sorvegliare le sentinelle all'infinito. No, tenente, non è questa la strada per risolvere il problema. Un altro attentato. E questa volta a due passi da me. Fra un mese arriverà la commissione d'inchiesta inglese. Sapete cosa significa se vedrà che qui c'è ancora la guerriglia? Non lo sapete? Ve lo dirò io. Significa che il governo inglese non riconoscerà la mia sovranità. Dell'acqua. Sarà meglio prevenire la commissione. Scriverò io stesso al viceré di Bombay per dirgli che una ciurmaglia di pirati... Non lo farei, Lord Brooke. A Bombay sanno bene che la pirateria di Sandokan non è altro che la manifestazione del suo nazionalismo malese. Allora? Assim è in nostre mani. Se abdica in vostro favore, l'Inghilterra non avrà più il diritto di mettere il naso in quest'affare. A volte dubito della vostra intelligenza. Non c'è ragione per cui Assim dovrebbe farmi questo regalo. Ci sono molti modi per costringere un prigioniero a fare dei regali. Oh. L'unica cosa che Assim ci regalerebbe volentieri è la sua morte. E io non voglio farne un mito. Non avete una soluzione migliore? Se permettete, Lord Brooke, vorrei darvi un suggerimento. Vedete, ho riflettuto molto. Secondo me, la prima cosa da fare è catturare questo misterioso Sandokan e impiccarlo.
Ma per fare questo ci occorrono altri uomini e altre armi. In India è ancora possibile procurarsi buoni mercenari e buone mitraglie. Pensate di avere in regalo anche questi? I filoni lungo il fiume Canton producono molto oro. Senza contare quello che si trova ben custodito nei sotterranei del palazzo. Proseguite. La Young India sta per salpare. È una nave che batte bandiera olandese. Non abbiate paura, padrona, ci sono qua. Devo portarla in cabina, la mia padrona sta male. Presto! Avanti, sbrigatevi! Cosa volete? Il capitano è a bordo? Sta riposando, ma i soldati non possono salire a bordo. Fate largo, su! Avanti voi! Sotto coperta! Sotto coperta! Dodi! Queste code di lucertola cotte nel vino non le mangerete in nessun'altra taverna di Sarawak. Non è prudente che tu ti faccia vedere qui. Non avevo altro modo per avvisarti. Cosa è successo? Brooke ha requisito la Young India. Stanno caricando casse d'oro che a Bombay si trasformeranno in altri mercenari e in altre armi. Vuole liquidarci prima che arrivi la commissione d'inchiesta inglese. Bisogna fermare la nave. Devo trovare un modo di salire a bordo. Ecco una piastra d'imbarco. È quella del marinaio che mi ha avvisato. Se Yanez si lamenta di starsene in ozio, ci sarà da fare anche per lui. Questa notizia gli farà piacere. Vada Yanez e digli di salpare immediatamente. Appuntamento agli scogli di Veis. Vi farò dei segnali luminosi. Ma come farai? La nave è bene armata. Non preoccuparti, Omat. E Tremalnaik? Dovrebbe già essere qui. Ieri un dayako mi ha consegnato questo messaggio. Che significa? Sono 3 settimane che Tremalnaik batte la giungla per scovare dove Brooke ha relegato Asim. Credi che l'abbia trovato? Ne sono certo. Se non l'ha specificato è perché forse temeva che il dayako fosse preso. Se è così, tenteremo subito di liberare il nostro Rajah. Prima la nave.
Se torna indietro con le armi, stavolta per noi è finita. Fermi tutti! Ehi, mi pare di conoscerti. Fate un po' vedere. Dove ho visto la tua faccia? Eh? Fermo! Bastardo, l'hai fatto apposta. Mi dispiace, non vi avevo visto. Tu menti, ma ora ti darò una lezione. Che cosa succede? Questo cretino ha osato sporcarmi l'uniforme. Sono un soldato di Lodbrok. E io un marinaio della regina d'Olanda. Ricordate che su questa nave siete soltanto ospiti, anche se non graditi. Perciò rispettate la disciplina di bordo. Ti sei imbarcato a Sarawak? Sì, capitano, a Sarawak. Al lavoro, voi altri. Per questo ammiro di più la tua lealtà alla bandiera olandese. Quei soldati sono saliti a bordo con la forza. E con la forza potrebbero gettare noi fuori bordo. Capisco. Sarà meglio evitare le occasioni. Servirai nelle cabine. Prendila come una promozione. Grazie. Padrone, calmatevi. Sono io, Kammamuri. Non c'è più il fuoco. Siete salva e io vi porto lontano. Vado a prendervi un tè, vi farà bene. Avanti. La vostra colazione, signore. Mettila lì. Cosa c'è stamani? Porridge, signore. Posso prepararlo secondo l'uso birmano? Proviamo il porridge birmano. Mi sembra più un pirata che un cameriere. Il giorno in cui incontrerà un pirata, si renderà conto della differenza. Sembri sicuro che prima o poi farò questo incontro? Siamo sul mare, signore. E tutto è possibile. Basta. Dammi la spada. Lasciatemi! Lasciatemi! Che succede? Lasciate stare la mia padrona. Che cosa volete da noi? Perché venite a seccarmi in cabina? Chi sono? Scusatemi, tenente. Siamo entrati perché questo cameriere dice... Sì, è vero. Questa donna è la figlia di Assim. Attento a quello che dici. Sappiamo che la principessa Hada è morta. È lei. La conosco bene.
No, è la mia padrona, la moglie del mercante Kadim, ve lo giuro. Chi sei? Avanti, rispondi. Sei la figlia di Assim? Ma che ha? Sembra una demente. No, è soltanto malata. Non ragiona. La porto a Bombay per farla curare. Finge. Non credetegli. È Ada. Non è la moglie del mercante Kadim. Non è vero. Zitto tu. Vi dico che è la mia padrona. Ti stai scaldando troppo. Chiudete questi due nella loro cabina. Se quello che dici è vero, ne avrai molti di più. È vero, signore. È vero. Ne riparleremo dopo. Ora fila. Anche tu. Lasciami solo. Che succede? Il timone. Sono saltate le catene. Così andiamo alla deriva? Ci mancava questa. Fermate le macchine! Gettate l'ancora! Signore, corriamo il rischio di andare in secca. Il fondale qui è basso. Non c'è altro da fare, presto. Sì, signore. Gettate le ancore! Mando qualcuno con nostro uomo a riparare il timone. E che facciano presto, mi raccomando. Su, molla il berricello! Presto! Fissate l'argano! Bene così! Ecco il segnale. Fai scendere tutti gli uomini dal prao. Non abbordiamo. Certo, ma dopo aver fatto una bella nuotata. Andiamo e speriamo che la sigaretta non si spenga. Calma, silenzio! I padroni in cabina. Io uso il timone. Non certo qualcuno dei miei uomini. Questo è un atto di sabotaggio. Vi do mezz'ora di tempo per riprendere la rotta. Dopodiché... Aspetterete come gli altri che sia effettuata la riparazione. A meno che non siate troppo impazienti e non vogliate fare voi da timone. Fateci uscire! Aprite! Silenzio! Basta! Ma insomma, si può sapere che cosa succede? Niente. Prego, restate calmi. Tornate nelle vostre cabine. Che cosa è accaduto? Niente, niente di grave. Aprite! Aprite! Allontanatevi. Non potete parlare ai prigionieri. Non sei un fucile tu. Nuota! Fermo, Kannamuri, che fai? Voi? Come vi trovate qui? Non posso spiegarti ora. Venite, principessa, allontaniamoci. Non mi riconoscete? Sono Sandokan. Non può riconoscervi. La sua mente si è spenta. In quella notte terribile. Via. Via, prima che arrivino. Due uomini sotto coperta! Voi, con me!
Entrate. Anche tu. Qui nessuno verrà a cercarvi. Qualsiasi cosa sentirai, non muoverti e non parlare. Dividiamoci. 5 con me. Chi ha sparato? Cosa è stato? Lassù, signor tenente, sul castello. Arrendetevi, la nave è circondata. Arrestatelo. Come vedete, tenente, l'incontro col pirata è avvenuto. Ma è Sandokan. Non è possibile. Prendetelo. Fermi! Il cannone è puntato su di voi e fra un istante la nave verrà attaccata. Che cosa volete? Non mi interessa la nave, capitano, ma il carico che hanno imbarcato a Sarawak. Fate ritirare i vostri marinai, presto. Tutti sotto coperta. Ritirate l'ordine, sono io che comando. Non intendo esporre i miei uomini. Sotto coperta, avanti! Anche voi, sbrigatevi! Sotto coperta, aspetta! Non temete, padrona, non abbiate paura. Dobbiamo far tacere quel cannone. Irundo, fuoco di copertura!
Capitan! Fermatevi! Adam! Padrona! Dove sono? Che accade? Abbiamo vinto! Sandokan! Finalmente mi riconosci. Sì, siete voi, Sandokan. Dovevo impedire che quest'oro arrivasse a Bombay. Capisco. Voglio che ne accettiate una parte per ripagare la vostra compagnia dei danni subiti dalla nave e dai passeggeri. Vi ringrazio. San Bilyong, cominciate a trasferire l'oro sul prau. Andate. Bene, Tigre. Yanez, fai salire in coperta la principessa Ada. Ci imbarchiamo subito. Vi saluto e vi esprimo tutta la mia ammirazione. Passato lo stretto di Mersey. Se continua così arriveremo in brigate. Se continua così dovrò rinunciare a fumare. Prima il bagno notturno, poi le fucilate. Adesso il vento. Irundo, sì? Preparami una tazza di tè. Subito. Kamamuri, come sta la principessa? Meglio, si va a riprendere. Sandokan. So quello che provate. La mia famiglia è distrutta, mio padre è prigioniero. Il vostro dolore è grande, ma io vi ricordo come una giovane donna coraggiosa. Sono passati solo 2 anni, ma questi ultimi mesi pesano come un secolo. Pensavo a voi quella notte spaventosa mentre fuggivo fra le fiamme del palazzo. Speravo di vedervi apparire da un momento all'altro, per aiutarci, per salvare mia madre che stavano uccidendo sotto i miei occhi. Poi... è stato terribile. Sandokan. Che ne sarà di mio padre? Dei miei amici, del popolo di Sarawak? Laggiù la lotta non è finita. Né avrà termine finché un uomo sarà in grado di battersi. Ma ora devo pensare a voi. Trovarvi un rifugio sicuro. No, non lasciatemi, vi prego. Mi sentirò sicura solo vicino a voi. Inoltre, dove potrei andare? Sta bene. Verrete con me a Sarawak. Salute a te, Kwan, e al tuo villaggio. Sai se ci sono soldati di Brook? La giungla è libera nella zona di Kwat fino alla pagoda. Là il valoroso Homat sorveglia la strada che porta a Brunei e Sarawak. Grazie, Kwan. Preparatevi, andiamo alla pagoda! Irangu, precedici e segna la pista. Irundo, alla retroguardia!
ben conservata per avere 3 secoli. A quanto pare, Omat ha scelto un posto sicuro. Tenete le armi pronte. Il segnale. Sandokan! Omat! Andiamo. Sandokan, finalmente. Non credevo di rivederti. E la nave? Siete riusciti a fermarla? Non sbarcherà oro a Bombay, ma soldati disarmati. Portate dentro le armi. Omat, mi riconosci? Altezza, voi. Buddha è grande e saggio. Vi credevamo... Sì, lo so. Dimmi, mio padre, sai qualcosa? Parla, forse... È vivo, Altezza. Ma c'è un solo uomo che potrebbe dirvi di più. Treman Nike. Che hanno fatto a Treman Nike? Lo hanno deportato nei campi di lavoro lungo il fiume Canton. È impossibile avvicinarlo. Brooke non risparmia soldati per sorvegliare i suoi filoni auriferi. Bisogna liberarlo se vogliamo sapere dove tengono nascosto Asim. E non dobbiamo perdere altro tempo, Yanez. In quei campi i prigionieri muoiono con troppa facilità. Andrò io. Ma questa volta non entrerò dalla porta di servizio. Che vuoi fare? Un naufragio. Pirangu, preparati a partire con me stanotte. Ma Sandokan. Ne discuteremo dopo. Vogliamo mangiare? Ormai è meglio che mi tenga lontano dal palazzo. Qualcuno potrebbe riconoscermi. Come mi terrò in contatto con te? Al porto c'è la giunca di Fuen, un pescatore fedele, sicuro. Bene. Manda me questa volta. Anche se sono un bianco, saprò cavarmela. Ada, cosa avete? È un'impresa disperata, Sandokan. Non ce la farete mai. Presto abbraccerete vostro padre. E voi? Che ne sarà di voi? Andrà tutto bene, non preoccupatevi. Riposate ora. Guardate, laggiù! Altezza? Il vostro abito. Siete stati solleciti. I miei complimenti al sarto. Grazie, Altezza. Gli altri abiti saranno pronti domani. Se vi sentiste meglio, Lord Brooke gradirebbe che cenaste con lui stasera. Sarò onorato di sedermi alla sua tavola. Buongiorno, Altezza. Come va la ferita? Hai colpito forte, eh? Anche voi, però. Vestimi ora. L'avevo fatto costruire dai cantieri di Liverpool. Certo, non ci sono che gli inglesi che sanno fare un buon yacht. E il mio era superbo. Ma più superba è stata la tempesta che ci ha scagliati contro le secche di Madrighe.
Se permettete, posso indovinare ciò che state pensando. Se ci riuscite. Voi pensate, chi è veramente quest'uomo che ho fatto sedere alla mia tavola, che ho rivestito e ospitato con tanta magnificenza? A quanto mi avete detto, il Rajah di Samaputra. Infatti ve l'ho detto. Ma mi accorgo che un sottile sospetto rischia di guastarvi la cena, peraltro così squisita. Dato che avete toccato l'argomento, confesso che avete indovinato il mio pensiero. Sì, è vero, ho un leggero sospetto. Potete fugarlo? Ci proverò, Lord Brook. Vediamo. Potrei essere un impostore. Un pazzo. Eppure il naufragio c'è stato. La ferita non è finta. Però uno può procurarsi le ferite. Ma quale sarebbe il motivo di tale autolesionismo? Ditemelo voi. La vostra dialettica mi incuriosisce molto. Bene, questo non l'ho avuto dai vostri sarti. Ed è un rubino unico al mondo. Osservatelo. Anche una persona inesperta può accorgersi che è vero. Una purezza mai vista. Ma perché me lo mostrate? Se fossi un impostore, non vi offrirei un rubino che qualcuno si compiace di definire favoloso. Lo offrite a me? Con il più grande piacere. Non so come ringraziarvi. Da tempo desideravo conoscervi. Anch'io avevo lo stesso desiderio, soprattutto da quando ho saputo del colpo di stato a Sarawak e della cattura di Assim. Era un cattivo sovrano. Dovevo intervenire. Tutti ve ne sono grati in Malesia. Tanto più che non ne avevate il dovere, dal momento che siete un inglese. Assim era un despota. E la libertà è un valore che tutti debbono proteggere. Non perdete tempo. Lavorate. Avanti voi due. E muoviti tu. Di tutto ciò che può offrire Sarawak, questa è la cosa più interessante. I depositi alluvionali. Ne ricavate molto di oro? Dipende da quanti uomini ci lavorano. Ma per fortuna io non ho il problema della manodopera. Appunto. Mi pare una buona soluzione quella di impiegare i detenuti. 10 ore di lavoro al giorno, con ogni tempo. È la migliore forma di correzione. Li rende docili come agnelli. Attenti, fermatelo! Fermo! C'ho il fucile! Bastardo d'un malese, la pagherai cara. Avanti, muoviti! Ma come vedete, non tutti diventano agnelli. Ancora tu. Stavolta la pagherai per tutte. Ti costerà cara. Legatelo laggiù. Mi avete sentito? Al palo! Vi prego, Lord Brook, siate indulgente. Mi dispiace, Altezza, ma quest'uomo è uno dei più ribelli. Ha tentato altre volte la fuga ed ha ferito 2 guardie. Via, via, indietro! Indietro! Thank you.
Perché non sparate? In canna c'è un solo colpo. Per spararlo aspetterà che l'uomo invochi misericordia. E se sbaglia? Tanto meglio per il coccodrillo. Legatelo. Complimenti. Siete un tiratore formidabile. Perdonatemi questa piccola esibizione, ma la tentazione è stata forte. Sono curioso di sentire cosa pensa il prigioniero. Ha vissuto un'esperienza piuttosto emozionante. Ehi, malese, come ti senti? Bevila stanotte, ora fingi di svenire. È un vero peccato, Lord Brooke. È svenuto. Se vi interessa conoscere le sue reazioni, potrete interrogarlo domani. Sempre che la paura gli sia passata. Portatelo via. Riconducetelo in cella. Il cuore non ha retto. Un uomo che muore di paura non meritava di vivere. Procedete. Lord Brooke, vorrei pregarvi di far seppellire quest'uomo in un cimitero. Abbiamo qui sotto un cimitero così vasto e profondo? Per i malesi, dissolversi nell'acqua significa, oltre alla fine del corpo, la morte dell'anima. Se ci tenete tanto, e se è per salvargli l'anima, sarà sepolto in un cimitero. Fermi! Portatelo via. Sai cosa fare. E voi? Stasera c'è la festa in mio onore. Non posso mancare. Thank you.
Omri, riserva del 70. Rarissimo da trovare. Ditemi, Lord Brooke, perché ci sono così pochi malesi tra gli ospiti? È difficile stabilire rapporti amichevoli con questa gente. Perché? Non collaborano? Fosse solo questo. Rifiutano qualsiasi contatto con noi. È proprio così, Altezza. Se avessi saputo che seguendo mio marito mi sarei trovata in tale isolamento, sarei rimasta a Bombay. Viviamo in un paese ostile. Non dovreste meravigliarvi. I vostri mariti sono sbarcati a Sarawak facendo un po' di rumore. È un'ostilità che durerà poco tempo, però. Il tenente Clintock riporterà indietro qualcosa che raffredderà tutte le teste calde di questo paese. Signore. Vi prego di volermi scusare, Altezza. Vi affido per qualche minuto ai miei amici. A proposito, Altezza, come mai il vostro segretario non è qui? Odia i ricevimenti ufficiali. Gli hanno detto che al porto c'è un locale dove si mangia bene e dove ci si diverte molto. Vesti, scavate qua. Non dormite. Altezza. Scusate. Lord Brooke vi prega di raggiungerlo nel suo studio. Perdonatemi. Terminerò il mio racconto più tardi. Mi avete fatto chiamare? Arrestatelo. Clintock. Poiché non credo ai fantasmi, devo ritenere che siate proprio voi, anche se un po' malconcio. Per merito vostro ho passato dei momenti brutti, ma la speranza di potervi incontrare ancora mi ha tenuto in vita. Ed eccoci faccia a faccia. Posso chiedervi com'è accaduto? Mi ha raccolto un clipper indiano. Siete stato sfortunato. La sfortuna di un uomo dipende dalla fortuna di un altro. Non capisco tuttavia, Lord Brooke, per quale motivo abbiate privato i vostri ospiti dello spettacolo più eccitante, la cattura di Sandokan. Forse l'avete fatto per evitare il ridicolo di aver dato ospitalità ad un pirata. Perché siete venuto a Sarawak? Non siete certamente venuto solo. Dove sono nascosti gli altri? Dov'è l'oro della Young India? È inutile, Lord Brooke. Occorrono altri mezzi per farlo parlare. Affidatelo a me. Anche la palude è un mezzo persuasivo. Domani non ci sarà nessun tiratore abile a salvarvi, come avete fatto voi con quel ribelle. Ecco cosa siete venuto a fare a Sarawak. Quel ribelle. Prima l'avete salvato. Poi avete impedito che venisse gettato in mare. Chi è? Fermi! Gettate le armi! Obbedisca, Clintock! Fermatelo! Perché vi siete fermati? Forza con le pale, non c'è tempo da perdere! Non possiamo aspettare. Sparate solo se sarà necessario e non colpite gli scavatori.
Hai sentito? Qualcuno ha fischiato laggiù. Certo, idiota. Non lo sai che i fantasmi fischiano la notte? Prendete la cassa. Avanti, figli di cani. Fate presto. Fermalo. Attenti! Basta. Potremmo colpire la bara. Tiratelo fuori con precauzione e non rovinate la cassa. Ci voglio mettere dentro quel sergente. Fermi. Sandokan. Ripieghiamo nella giungla. Che succede? Ci hanno scoperti. Presto, Pirangu, Irundo, prendetelo. Stanno arrivando. Fermatevi! Ma possiamo inseguirli? Di notte nella giungla è inutile. Quell'uomo ci dirà dove sono andati. Buttatelo nella fossa. Dov'è il vostro rifugio? Dove sono andati? Dovevamo seppellire un uomo vivo. Siamo ancora in tempo per farlo. No! No! Sparatemi addosso! Ma non seppellitemi vivo! Aspettate! Dove sono andati? Nella pagoda. La pagoda di Quat. Tenete. È un proiettile sprecato. No! 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 Dovrebbero essere già arrivati. Che sarà accaduto? State tranquilla, padrona. Arriveranno. Eccoli. È andato tutto bene. Abbiamo perduto Fushan e Erdok. Occupiamoci di lui ora. Portatelo dentro e prendete dell'arak. Finalmente. Beato lui, principessa. Io non dormo da due notti. È morto. No, è in catalessi. Si riprenderà.
Sei sceso anche tu all'inferno. No, hanno rispedito te. Non ho mai visto un morto più morto di così. Dimmi, hai veramente scoperto la prigione di Asim? Il rifugio del falco. Sì. Sì, l'ho scoperto. Brook ha fatto imprigionare il Marajà in un monastero sul monte Faborum. Per 2 settimane ho dovuto seguire un monaco. Parlami del monastero. Quanti soldati ci sono? Al massimo 50. Ma non è questa la sola difficoltà. Brook ha scelto bene. Il monastero non ha via d'accesso. È costruito su una parete di roccia. Forse potremo provare con una mongolfiera. Omad, conosci il Faborum? Sì, Tigre. È un picco inespugnabile. Ci occorrono 10 uomini pratici del posto. Ho bisogno di tempo. Lo avrai. Sambilyong, tu parti con lui. Scegliete della gente in gamba. La luna piena sorge fra 10 notti. Vi aspetteremo ai piedi del monte. Ci guiderà Tremal Naik. Conta su di me. Andiamo. Buona fortuna. Disarmateli! Come mai vi trovate qui, voi, un bianco? Soltanto un rinnegato può unirsi a queste luride facce. Dicono che l'alba sia l'ora migliore per morire. Sarete immediatamente passati per le armi. Tutti. Portateli fuori. No, fermatevi. Non avete il diritto di ucciderli. Altezza, lieto di rivedervi. Sir James? Chi è questa donna? Ho il piacere di presentarvi la perla di casa Asim, Hada, la figlia dell'ex Marajà. Tenente, siete sicuro di quello che dite? Si era imbarcata clandestinamente sulla Young India ed ora è qui in compagnia di Sandokan. Quale prova migliore? Non tormentatela più. Le avete già fatto abbastanza male. Portateli fuori, li fucileremo immediatamente. No. Voi no. Abbiamo qualcosa di importante da dirci, principessa. Alt! Al muro. Avverti Lord Brook che siamo pronti. Vostro padre vi ascolterà e avrà fiducia in voi. Gli parlerete anche a nome di Sandokan. No, non posso. Dimenticate che sono una principessa e che ho dei doveri verso il mio paese. Preferite ascoltare la voce del dovere anziché quella del cuore? Ammirevole, ma non pratico. Siete un miserabile, Brook. Agite contro ogni legge. Ma sappiate che vi sono sentimenti e ideali che non si possono distruggere con delle esecuzioni. Signore, il plotone d'esecuzione è pronto. È l'ultima occasione che vi resta. La vita dei vostri amici è nelle vostre mani.
Tra pochi istanti sentirete la scarica dei fucili e allora sarà troppo tardi per salvarli. Non vi rimarrà nulla, solo il rimorso per tutta la vita. Decidetevi! Non vi chiedo di compiere un'azione infame. È per il bene di Sarawak e del suo popolo. Chi mi garantisce che manterrete la promessa? Avete la mia parola. Fidatevi. Del resto, non vi rimane altra scelta. Uno di voi avrà il diritto di essere bendato. Uno soltanto. Bendate me, tenente. Il rinnegato ha più paura di questi selvaggi? Non è paura, tenente. È per non vedere come ultima cosa la vostra pulitissima faccia bianca. Vi prego di dare a me l'incarico di ordinare il fuoco. Non vi saranno esecuzioni. Forse un giorno, nelle miniere di Taipo, dove sarete deportati, rimpiangerete l'atto di clemenza con il quale vi salvo la vita. Fermiamoci qui. Un regno per una sigaretta. Quale regno? Ah, un trattamento speciale oggi. Per un giorno non avrete più nulla. Entreremo nelle paludi. Tieni, mangia. Perché? Il sentiero porta dall'altra parte. E in braccio ai dayaki che fanno collezione di teste. L'idea di marciare per un giorno a mollo dentro quelle paludi mi toglie la fame. E a me la voglia di fumare. Sarà facile andarsene da qui. E sarà difficile restare. E indietro. Sono due giorni che non tocchiamo acqua. Ora in poi berrete la sera. Solo voi altri, sbrigatevi. Avanti. Spero che abbiate disposto un buon soggiorno per i nostri amici. Secondo gli ordini, signore, vi assicuro che potete cancellare dalla lista dei vostri nemici Sandokan e i suoi accoliti. Nelle cave di Taipon è molto difficile che una persona possa resistere più di un mese e in questo caso ho fatto dimezzare le razioni d'acqua. Eccellente idea. Gente che ha sete di libertà va curata con il sale. Forza! Lavorare! Dai, dai, lavorare, lavorare! Forza, figli di cani! Lavorare, tu! Avanti, muoviti! Lavorare!
forza tu. Rido imbecille, chiedi pietà al figlio del celeste impero, Chopin. Chopin, buttali fuori dagli occhi. A scanso di guai mi darai la tua razione di acqua stasera. Credo proprio che se qualcuno riuscirà a sopravvivere sarà un figlio del celeste impero. Restano solo 3 giorni, se vogliamo arrivare al Favorum al momento stabilito. Lo so. Dobbiamo trovare un mezzo per fuggire. Però da soli non ce la faremo mai. Ci sono i forzati. Possiamo averli dalla nostra parte. Non è semplice. Prima devo impormi a Chopin. Tutti i forzati lo considerano il capo. Ehi, voi, laggiù! Piantatela! Se non avete sonno, fate dormire gli altri. Alzati, Chopin. Conosco un mezzo per farti addormentare subito. Sei diventato matto? Ti spezzo in due! Fermo, non ti muovere. Che vuoi ancora? Riconosco che sei tu il più forte. Non voglio riconoscimenti. Che cosa vuoi allora? Domani fuggiremo e tu dovrai aiutarci con tutti gli altri. Va bene, puoi contare su di me. Nelle gallerie.
Ti spezzo la schiena. No, no, lasciami stare. Ti rompo le gambe. No, no, no. Non lo faccio più, non lo faccio più, No. Buttalo nel sale, Chopin. Franca, avanti. L'unica via per uscirne fuori è quella. Perché vuoi infilarti in quella melma? C'è il sentiero laggiù. Ci sono anche i dayaki. E tu dovresti saperlo. So anche che per tenere a bada dei selvaggi è più che sufficiente avere un buon fucile. Chi viene con me? È proprio da stupidi lasciare il sentiero per andare incontro ai coccodrilli della palude. In marcia! Chopin, ascolta. Anche se siete armati, non riuscirete a passare la giungla. Loro vengono con me, li hai sentiti? Sono ancora io il capo. Lascia perdere. Non possiamo rischiare. Thank you.
Sandokan non arriva. Non ci resta che attaccare. Il ponte di corda è stato tagliato. E scalare la roccia? No, sarebbe un suicidio. Ascoltami, aspettiamo Sandokan. Sono 18 ore che aspettiamo, non credo che arrivi più. Stanno arrivando! Sandokan! Finalmente! Acqua. Tutta l'acqua che avete. Per te sigarette. Ah no, amico, acqua anche per me. Se è così, dovete averla passata proprio brutta. Siete pronti? Sì. Ma devo confessarti che dubitavo di rivedervi. Anch'io dubitavo di farcela in quella miniera. Abbiamo fatto parlare quel soldato. Al monastero sono arrivati dei rinforzi. Con loro c'era Brooke, Clintock e una giovane donna velata. Può trattarsi di Ada. Una ragione di più per salire al Faborum. Bisognerebbe essere aquile per arrivare lassù. La piattaforma è l'unico mezzo. Scende due volte al giorno, una al mattino, una alla sera. Fra poco dovrebbe venire giù. Credo che ci siamo. Ci serviremo della piattaforma. Ma come? Lo vedrai stanotte. Sta scendendo. Una sola parola e sei morto. Ehi, laggiù! Tutto bene? Rispondi. Tutto bene! Tirate su! Vengo con te. C'è la mia padrona, voglio salvarla. Il peso di una persona può ingannarli, ma di due no.
Se smettila di faticare, per questa notte non scende più nessuno. Hai ragione, giù c'è Kumar che fa buona guardia. Giochiamoci qualche rupia. Sta entrando. Potremo più salire con la piattaforma. In che condizioni è il ponte di corda? Non può essere riparato. Non importa, passeremo lo stesso. Avanti, dobbiamo essere su prima dell'alba. No, Ada, non insistere. Finché resterò in questa prigione, Brooke sarà soltanto un usurpatore. Non si può costruire nulla sul sangue e sull'oppressione. Lo stesso governo inglese, se conoscesse i crimini di cui si è macchiato, lo toglierebbe di mezzo. Vi sbagliate, principe. Le cose sono cambiate. Chiedetelo a vostra figlia. Sì, è vero. La gente di Sarawak si è abituata al nuovo regime. Ha ripreso a lavorare. Ti ricordano con affetto, ma ormai non desiderano altro che di vivere in pace. Ignoro cosa ti spinga a dirmi queste cose. Ho quasi l'impressione che tu non sia sincera. Non è vero. Nessuno la costringe. Si è resa conto, come tutti, che Sarawak non ha più bisogno di voi. Perché allora dovrei firmare un atto di abdicazione se tutto va così bene? La tua abdicazione salverebbe delle vite, eviterebbe delle rappresaglie. È chiaro che ripeti una lezione che ti hanno insegnato. Che cos'è che ti minaccia? Nulla. Lasciatemi ancora una notte per riflettere. Sta bene. Abbiate la cortesia di seguirmi. Voi no, tenente. Vorrei che rimaneste qui a tener compagnia al nostro ospite. È una notte molto importante questa. Se temete che possa togliermi la vita, siete più sciocco di quanto pensassi. Dicono che l'anima orientale è difficile da capire, perciò prendo le mie precauzioni. Vi do un consiglio. Quando vi sarete calmata, tornate da lui e siate più convincente. Un mio ordine alle miniere di Taipong e i vostri amici sono morti. Ora andate in camera vostra e meditate sulle mie parole. Questa è l'ultima occasione che vi offro. La principessa può entrare liberamente da suo padre. Sentivo che ti avrei trovata qui. Siamo riusciti a fuggire. Ascolta, non perdiamo tempo. Dov'è la stanza del Rajah? Sullo stesso corridoio dall'altra parte. Ma davanti ci sono due guardie armate. E poi c'è Clintock, pronto ad uccidere.
Tornerò lì dentro, ma questa volta sarò armata. Dammi la pistola. No, Ada, è troppo pericoloso. Clintock è un uomo astuto. Non puoi correre rischi. Non abbiamo altra scelta se vogliamo salvare mio padre. Va bene. Passerò sui cornicioni. Mi bastano 5 minuti. Puoi farcela. Fidati di me. Siamo vicini. Su, affrettiamoci. Dobbiamo arrivare lassù ad ogni costo. Per troppo tempo ci siamo lasciati vincere dall'orgoglio, padre. Ora basta. È finita. Non ti capisco. Dici cose senza senso. Devi ascoltarmi. Sono venuta per parlarti del bene che a Sarawak potrebbe fare la tua abdicazione. Cerca di capire, padre. Tu ormai sei finito. Tutti vogliono Brooke. Un rajah forte e giovane, in grado di riportare l'ordine e la legalità. Non muovetevi, tenente, e non toccate la pistola. Ada, non fare pazzie, non usciremo mai di qui. Vostro padre ha ragione, non fate sciocchezze. Apri la finestra, presto! Sandokan. Sono qui per liberarvi, Asim. Passo io per primo. No. Tocca a me. Via, non fermatevi! Via! Venite fuori! Non avete più scampo! Vi do un minuto per arrendervi! Gettate le armi e avrete salva la vita! Non pensate a me. Voi e mia figlia dovete salvarvi. Arriveranno. Non sarà una montagna né un ponte rotto a fermarli. Venite fuori!
Senti forte, Alfin! È di nuovo un paese libero.